Amici di Radio Guest, buona settimana. Stiamo con Massimiliano Contessi dell'associazione Per Cornino. Ciao Max, ben ritrovato. Allora, innanzitutto devo chiedere un momentino scusa agli amici di Radio Guest, che di solito sono abituati a vedere un backdrop, un qualcosa. Invece sono a casa perché, visti i tempi, non sono ammalato, non ho il Covid, sto benissimo, però ho avuto un paio di giorni che stavo poco bene, ero troppo stanco, ho preferito riposarmi e ovviamente il lavoro deve andare avanti, grazie alla tecnologia lo possiamo fare. Allora, iniziamo subito. Prima di parlare della grandissima festa della Trota di Cornino, siamo a Forgaria nel Friuli, al centro del Friuli dell'Est Giulia, vogliamo parlare di Max, di Massimiliano, che ne è il vicepresidente, però nella vita Massimiliano chi è? Intanto saluto tutti, sono Massimiliano Contessi, ahimè ho 32 anni, anche se ne ho realmente 25 dentro. Sono sposato, ho due bambini e lavoro da 12 anni nel settore metalmeccanico, sono impiegato. Nella vita ho tante passioni, di cui una è la caccia, che porto fin da bambino, da famiglia, e l'altra è la mia comunità, il mio paese, la natura, le montagne. E questa mia passione delle feste, del territorio, delle feste, mi ha portato ad avvicinarmi, ecco, al mondo delle sagre, delle manifestazioni. E da un gioco abbiamo iniziato questo percorso fantastico, che ha portato grosse soddisfazioni e stiamo portando avanti con molta passione e molto amore. Allora, a un certo punto io ho conosciuto nei nostri, insomma, trascorsi anch'io Max, e poi ti sei conosciuto ed è diventato anche collaboratore con Radio Company, perché abbiamo fatto anche diverse feste, prima in paese, proprio a Forgaria nel Friuli, e poi a Cornino. Cornino è famosa sì per il lago e sì per la riserva del Grifone, famosissima, ne parleremo dopo, però per la festa della Trota, la Trota di Cornino, che è una manifestazione che tu organizzi insieme al tuo staff da tantissimi anni. Di cosa si tratta? Che tradizione ha la festa della Trota di Cornino? Ma la tradizione della festa di Cornino nasce dalla voglia di reintrodurre una festa all'interno del nostro paese, all'interno di Cornino. Noi non avevamo nessuna sagra, pur avendo, sono di parte, uno dei territori più belli che io conosca. Ho avuto la fortuna durante il mio lavoro di girare abbastanza al mondo e ho sempre portato dietro di me la voglia di tornare a casa mia, nel mio Cornino. La festa della Trota è nata in quanto prima Cornino aveva già una sagra, che è finita alla fine degli anni Ottanta, non ha niente a che fare con l'attuale festa, aveva altre tematiche. Di semplici amici e paesani, anche perché abbiamo iniziato a collaborare con persone che non frequentavamo nel nostro quotidiano, avevamo in comune la voglia di fare qualcosa per la nostra comunità. Volevamo fare una festa e quasi per gioco, in un bar, una sera ci siamo detti proviamo a fare la sagra, che stiamo parlando dell'anno 2011, come adesso fare organizzare eventi è veramente difficile, mi sento di dirlo molto serenamente, molto difficile farlo, ma era una sfida bella, era una sfida che tutti ci sentivamo di fare e abbiamo iniziato questo percorso. Scusa se ti interrompo, ma insomma, però vi stiamo raccontando una storia bella di ragazzi bravi per bene, i classici ragazzi della porta accanto, con famiglia, con lavori e mestieri, che però coltivano le proprie passioni e danno un contributo al sociale. Questo è un risvolto che più delle volte non si nota, non si vede, però esiste, specialmente nelle tradizioni locali del Friuli Venezia Giulia, del Veneto, ma un po' di tutta Italia. Allora, ti ho interrotto, scusami, finisci, perché poi andiamo anche a capire dove si trova Cornino. Sì, molto brevemente, la saga della Trota è iniziata abbiamo avuto dei collaboratori, dei fornitori, le amministrazioni comunali, gli eldi locali, che appena proponevamo il nostro progetto hanno subito creduto in noi. E il primo anno è stata una scommessa per tutti, perché fino a poche ore prima dell'inizio della festa
noi non sapevamo se c'era partecipazione anche dei nostri paesani, perché eravamo nuovi, era una cosa nuova. E il primo anno è andato molto bene, è stato un anno dove poi tutto il paese, tutta la comunità, non si sente di parlare solo di Cornino, ha iniziato a vedere che realmente il nostro progetto aveva un buon futuro. Abbiamo veramente lavorato sodo per creare anche una festa nuova, una festa originale. Non volevamo proporre la solita sagra, senza sminuire le sagre che hanno tradizioni decennali, però volevamo fare una cosa nuova. Volevamo trovare in una festa, quindi il servizio, non code infinite, la qualità, la novità, cioè fare la trota non è elementare. Anche questo è stato il primo paletto da sorpassare, cioè ad avere il servizio al tavolo, ad avere menù con dei contorni caldi, con delle proposte non scontate. Con E l'affluenza di servizio persone. facile trovare, un servizio, quello che avete dato, io l'ho vissuto e posso testimoniare che non è facile trovare. Questo è dato dal grandissimo amore e dalla grandissima passione e dedizione che avete dato in questi anni, soprattutto nei primi anni. Ti sei soffermato perché ovviamente sei legato emotivamente ai primi anni, che sono i primi anni della costruzione di un progetto, ed ora siete arrivati oltre 10 anni. A 10 anni il progetto va avanti, pandemia o non pandemia, però sta andando avanti anche molto bene. Cioè. Certo. Certo. Esatto, siamo cresciuti anche con. Abbiamo fatto de degli spettacoli assieme anche a Radio Company, che ci seguiva la tematica un po' più giovane. Abbiamo fatto anche spettacoli teatrali, gruppi, avevamo all'inizio dei gruppi di liscio, degli spettacoli rock con un service che ci serviva all'altezza, quindi non ci siamo improvvisati con due casse, ma avevamo preso anche degli impianti per le persone che volevano venire a sentire un certo tipo di spettacolo in un certo modo. Ma tutto sommato, ad oggi stiamo parlando di un evento che è molto sentito dalla nostra comunità e ci dà molta soddisfazione. Questo Certo, è sicuramente una realtà che segna in maniera positiva le salse e gli eventi di paese del Friuli Venezia Giulia. Cornino, per gli appassionati di turismo e della flora, anche della fauna, conoscono il lago e il Grifone. C'è la riserva famosissima di Cornino. Ci illustri un momentino dove si trova, dopo andremo anche a salutare chiaramente e anche a ringraziare i tuoi collaboratori. Il lago di Cornino è un lago molto piccolo, che è all'interno della riserva del lago di Cornino. È un lago meraviglioso, facilmente percorribile a piedi da famiglie, da persone anche anziane, molto facilmente raggiungibile. Adesso è anche molto ben servito con i parcheggi. Stiamo facendo l'amministrazione comunale, insieme agli enti locali, stiamo facendo delle manutenzioni anche per mantenere questi percorsi nel migliore dei modi. È un lago da visitare, semplicemente. È un lago in cui è molto limpido, non ha un emissario, ma a temperatura costante tutto l'anno, quindi a 8, 9, 10 gradi. L'acqua entra dalle falde, quindi entra da sotto e esce da sotto. Quindi è un lago cristallino, si vede tutto il fondo del lago, con un color smeraldo. Io sono nato a 300 metri, la casa dei miei genitori è a 300 metri da quel lago lì, quindi io lo chiamo il mio lago, no? Io da bambino ci andavo ogni giorno, quindi se siete vicini e avete la possibilità di trascorrere una giornata a visitare il lago, ma visitare tutto il nostro territorio, che non so se ci sarà anche un attimo per poter parlare anche dell'altro piano di Monteprato, del Tagliamento. Noi siamo fra la pedemontana friulana e il Tagliamento, quindi abbiamo da una parte la montagna, ci giriamo, abbiamo il Tagliamento, che è l'ultimo corridoio fluviale morfologicamente intatto delle Alpi. Quindi sono cose che per noi, Igor, siamo friulani, sono magari anche scontate, ma a me Sono piace ricordarle. scontate, però tra l'altro il Tagliamento stesso è oggetto di studio costante e probabilmente diventerà patrimonio dell'UNESCO. Abitiamo in una, secondo me, delle regioni più ricche d'Italia, valorizzata poco per vari aspetti, e non inoltriamoci in questa cosa, però è un posto veramente bello. Peraltro lì a Cornino c'è anche la riserva del Grifone, che è una pace, ed è dà veramente un valore aggiunto incredibile, perché arriva gente da tutta Italia e non solo, per visitare questi posti meravigliosi. Siamo giunti alla fine. Prima di ringraziare te, vorrei che tu ringraziassi i tuoi collaboratori, sarebbe ovviamente doveroso, e so che ne hai parecchi. Tutto questo progetto è stato fatto da una comunità, da una piccola comunità, ma molto unita, che si è anche unita in questi anni, e grazie
mio grazie, ma il grazie che Cornino fa alla sua comunità è infinita, perché da soli abbiamo avuto la riprova che in tutti i campi da soli non si va da nessuna parte. Noi non abbiamo saputo fare gruppo, non abbiamo saputo fare squadra, ci siamo aiutati a vicenda con le sue caratteristiche. Abbiamo superato tante cose, abbiamo creato una cosa che dà molta soddisfazione e vale la pena venire a trovarci, e io vi aspetto, io ci sarò. A proposito di questa cosa, prima di salutarti, in che periodo si svolge la festa di Cornino? Ma quest'anno cosa accadrà? Se sapete già cosa fare, perché certo. È impossibile, ma progetto... Una festa del genere ha preparativi di 4-5 mesi, quindi noi ci siamo già trovati a discutere. Trotten Festa si svolge la seconda settimana di giugno, con fine la seconda domenica di giugno. Essendo una festa che richiede 4-5 mesi per fare tutte le burocrazie e le organizzazioni del caso, noi quest'anno non abbiamo un'organizzazione tale per garantire la sicurezza e la gestione e il rispetto delle norme attualmente vigenti per le restrizioni del Covid, e quindi la prossima edizione 2021 è già stata annullata. Il nostro male minore, ma con la promessa che appena si può rifaremo come o meglio di prima. Questa è una promessa. Questo ovviamente ce lo auguriamo tutti e ve lo auguriamo anche noi. È un momento così, è un momento storico, bisogna saperlo gestire senza arrabbiarsi, con tanta pazienza, poi pian piano la normalità ritornerà. Max, io ti ringrazio per aver dedicato il tuo tempo qui a Radio & Guest e ti faccio veramente tanti auguri e a presto. Ci vediamo, ciao a tutti.